Ma questi sono cittadini che non hanno mai fatto politica, però le 5 Stelle sono progetti, noi non abbiamo ideologie di destra o di sinistra, le 5 Stelle sono progetti di cittadini. Per esempio ci hanno detto che noi siamo un movimento ostile al PD, ci hanno chiamato che siamo ostili, mentre per il PD siamo nemici, per il PDL siamo gli antagonisti. Perché dobbiamo essere contro la sinistra? Noi non siamo né contro né a favore. Perché dobbiamo essere ostili? Cosa c'è di ostile a volere l'acqua pubblica? Cosa c'è di ostile? Noi siamo gli unici che vogliamo l'acqua pubblica per trascrivere nel comune la gestione di un SPA, e giocano sulle parole e ti fregano sulle parole e arriveranno su questo palco in questa città a dirvi: guardate che non c'è niente di male, rimane pubblica, le fonti sono pubbliche, sono joint venture che fa il pubblico col privato, perché il privato ha il know-how, la gestione è privata, ma poi se facciamo una SPA il 51% rimane nel pubblico, il 49% magari è nel privato, come andiamo sempre noi? Non fatevi fregare, non funziona così. Assolutamente non funziona così. Quando un SPA si quota in borsa, chi ha il pacchetto di controllo comanda, non chi ha la maggioranza delle azioni, perché Tronchetti ha disintegrato la Telecom con lo 0,8% delle azioni. Non gli serve avere il 51 o meno, va bene? Allora il discorso che 56 comuni, credo, o una sessantina, l'ultimo è Torino, hanno fatto scrivere nello statuto del comune due righe. Perché i comitati cittadini si sono mossi, perché noi abbiamo dato una mano, perché tutti hanno dato una mano. Ci sono due righe, e mentre si scriveva quelle righe dicendo l'acqua è un bene comune, non si può dare a nessuno, la gestione deve essere fatta attraverso una società ripensata pubblica, 100% pubblica, ci sono due righe messe nel comune di Torino. Mentre si approvava quella leggina lì da mettere nello statuto del comune, Chiamparino di sinistra, il sindaco di sinistra, ex sindacalista degli operai, si alzava e se ne andava. È questo. Allora noi siamo ostili perché vogliamo l'acqua pubblica, ma l'acqua pubblica non è solo quella che va nei tubi che ci arriva a casa. L'acqua pubblica è la disciplina dell'acqua. E dove va l'acqua? Voi pensate che l'acqua sia una roba... Allora il consumo di un algerino sono 70 litri pro capita a testa, un algerino o un marocchino. Bene, noi abbiamo 250 litri a testa di consumo e 70 litri, il triplo di quello che consuma un marocchino, 70 litri di acqua potabile che costa 1,50 euro al metro cubo, va nei gabinetti, va nei gabinetti. Noi mandiamo via uno stronzetto nell'acqua potabile perché lo stronzetto sia contento. Ma lo stronzetto non è contento perché si pone una domanda mentre viaggia nell'acqua da un litro, da 1,50 euro al metro cubo. Si pone una domanda e dice: chi è lo stronzo dei due? E allora se siamo così stronzi veramente da pagare l'acqua che buttiamo via, allora c'è da ripensare come fare una casa al doppio impianto. E allora le SPA in Sud America, le stesse che vorrebbero gestire l'acqua qui, Bersani va a dire in giro di dare la nostra